mie cone belle, un'altra ricettuzza col pesce spada, ve lo farò uscire dal naso e dalle orecchie. Allora, vi vado a fare un'altra ricettuzza con il pesce spada. Andiamo agli ingredienti. Per fare questo pesce spada alla siciliana, perché nel video precedente l'ho fatto arrostito, bene? Cominciamo a dire va bene. Allora, oggi lo vado a fare alla siciliana, ma alla siciliana a modo mio, essendo una siciliana vi faccio la ricetta personalizzata. Ad esempio, qualcuno mette i pinoli ed è giusto, io pinoli non ce l'ho, allora che faccio? Non lo faccio? Lo faccio lo stesso. Allora potrei mettere le mandorle, quindi sostituisco le mandorle con le noci, e già me la sono personalizzata. Però nella ricetta originale ci vanno i pinoli, o le mandorle o le noci. Quindi andiamo subito al procedimento. Venite con me. E cosa mi occorre? Mi occorre, come ho detto, delle noci, dei capperi. Io preferisco quelli sotto aceto, non quelle salate che sono troppo salate, poi devo mettere nell'acqua, devo lavarle. Queste qui basta strizzarle e poi gli dà quel tocco acedulo. Perché questa ricetta richiede un po' di aceto, un cucchiaio di aceto. Quindi i capperi, in questo caso, vedete, già io dico aceto, già mi viene la colina un po'. Allora, capperi, sale aromatizzato al limone, salvia, rosmarino, provatemi a dire giù. Poi delle olive nere, olive verdi, dell'uvetta, della polpa di pomodoro e dell'oregano. Non deve mancare a bella cipolla. Quindi andiamo subito al procedimento. Venite qua e vi faccio vedere. Sempre da vicino. Devo stare vicino, no? Allora, prendiamo una bella cipolla. Ci vuole una bella cipolla abbondante. E voilà. Andiamo ai fornelli. Ma prima di andare ai fornelli vi dico un'altra cosa. Come vi ho detto nel video precedente, bisogna prendere il pesce spada, tamponarlo, ok? Asciugarlo, così che non perda i succhi. Ecco. Ovviamente magari decido di fare due pezzi, quindi lo vado a tagliare a metà. Guardate. Ecco qua. Vado a fare questi due pezzi e vi mostro un trucchetto, va bene? Andiamo ai fornelli. D'olio a distanza, alle giuste distanze, che è ancora bello, proprio in questo periodo ci vuole. Vado a mettere la cipolla, da dentro metà fuori, mettetela tutta dentro, ecco qua. Nella cipolla qui ci vado a mettere un pochino di sale aromatizzato, così appascisce. Si appattisce subito. E un filino d'olio ve lo vado a mettere in quest'altra padella. Vedete, è proprio un filino, tanto per dire che c'è l'olio. Prendo il pesce spada che ho tamponato e me lo vado a tamponare ancora. Il pesce spada e me lo vado a mettere in padella con un pochino di olio, sentite? Così vado a sigillare il tutto. Per pochi minuti, proprio quando lo sigillo, va. Intanto la cipolla va. La cipolla è quasi pronta e io a questo punto della cipolla vado a mettere qualche oliva, ecco qua, 5, un po' di olive bianche, vedete, vado a mettere dell'uva passa, ecco qua, i capperi, un po' di basilico, mi sono bruciata, pure quello. E vado ad amalgamare il tutto, vedete? E a questo punto ci metto un pochettino di
aceto oppure di vino bianco, ok? Allora, una spruzzatina appena appena, vedete? Poco poco. Deve fare questo rumorino. Ecco qua. Facciamo andare. Intanto vado a girare il pesce spada che ve lo faccio vedere. Pure quello lo vediamo di sale, un pochino, perché poi andremo a mettere nella salsa. Ecco qua. Vedete? Un filino di qua. Di sale aromatizzato sembra. Il fornello è spento e qui continua a cuocere, vedete? Grasso spento, pesce cuoce. Eccolo qui. Un po' di origano. E il profumo comincia a sprigionarsi, eh? E il profumino comincia, cara amica, una bella. Un filino di sale, mi raccomando, perché abbiamo messo già nel pesce spada, eh? Quindi un filino di sale, un pochino di pepe, un filino, e qua. Il gioco è fatto. A questo punto vado ad adagiare il pesce spada, glielo vado a mettere a letto. Ci siamo, amica, ma bella, guardate che bella, guardate qui. Ah, arrivati a questo punto, mi vado ad adagiare le mie fette di pesce spada. Mi raccomando, non rompe. Guardate che bello, guardate che morbido, guardate qui. Me ne rubo un pezzettino, guardate. Guardate, già è cotto, guardate. E se dico cotto? Quindi, 2 minutini per far amalgamare il tutto e ci siamo. Mi è arrivato a questo punto, ve lo dico, caro amico, una bella, io lo... Ma lo spengo! E il pesce è pronto. Andiamo ad impiattare, che devo fare l'assaggino, eh? Andiamo, venite con me. Eccoci qui, amicone. Vado a fare il mio piatto e ve lo faccio vedere da vicino vicino, come sempre. Ecco, mi vado ad adagiare, la mia fetta di pesce spada e poi vado a prendere le olive, vedete? Eccola qua. E il mio piatto è pronto. Che dico? Vado a fare l'assaggio? Vabbè, come volete, lo volete voi, e lo vado a fare. E andiamo a fare questo assaggino, peggio per voi. È arrivato il momento dell'assaggino, mi corre bello. Intanto che ho la bocca, ancora non l'ho. Vi dico che se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi al mio canale, come dico sempre, lasciate un bel like.
condividete i miei video, io vi ringrazio. E che dire, amico belle, se vi è piaciuto, fatelo e me lo fate sapere se vi è piaciuto. Mi spiace che non posso scrivere come scrivevo una volta, che rispondevo a tutti, quindi metterò un bel like, un bel cuoricino a tutte le mie amiche belle. Se c'è qualche domanda, risponderò. E poi li scriverò nel messaggio in primo piano e nell'info box. Quindi, quando mi scrivete e mi dite, scrivete, non trovo la ricetta, cercatela e la trovate lì. Vado a fare l'assaggino. Andiamo a vedere come è venuto il suo pesce spada alla siciliana. Alla siciliana! Guardate qua, guardate qui! Io c'ho qua al lato una cameraman che mi sta riprendendo di lato. Vedete qua, si vede? Cameraman, si vede? Come si rompe il pesce spada? Come è tenero, come si rompe, come un grassino. Guardate, non sto usando neanche il coltello, niente. Ecco qua, me lo vado ad assaggiare. Tutto me lo vado. Care mie amiche, fatelo e fatemi sapere se vi è piaciuto. Guardate che bello, guardate com'è bello cotto, com'è tenero, guardate com'è tenero, non è neanche stufoso, bellissimo, è molto gustoso. Ciao, me lo vado a mangiare. Prossimo video ricetta.